para mí los cheques. Cosa mala es dar un diamante respecto a guardar todo el mundo lo que está tomando. Ma solo per completezza, voglio dire che, a parte l'iniziativa, tuttora pendente di condurre un corso straordinario della Repubblica, con il quale è stata impugnata questa autorizzazione, praticamente rilasciata dalla Regione Labiego, che è l'unico rimedio praticamente, l'unico rimedio legale. Quindi ancora è sul giudice, ancora aspettiamo chiaramente una decisione, perché i tempi della giustizia italiana sono quelli che successivamente anche al ricorso fatto al Presidente della Repubblica, praticamente sono state fatte tutta una serie di atti, tra cui ho dovuto fare una ordinanza di sospensione dei lavori, purtroppo il cui esito è stato negativo, per come è stata notificata. Anche la sentenza sostanzialmente dice le cose che il sindaco di Scarasera non c'erano le condizioni d'urgenza per adottare il provvedimento di sospensione del lavoro, né tantomeno c'era la competenza del sindaco di Scarasera a emettere praticamente questo tipo di ordinanza che ho fatto al nuovo termine, con la quale avevo difficile lavoro alla città per fare i lavori, perché loro praticamente forti del fatto che sono titolari fino a quando non ci sarà. Forse mi lascio di dire che in via comunque con le aree, naturalmente per chi non lo sapesse, il via contiene. Ancora oggi la Chiesa, fino a quando non interviene praticamente una decisione della società giudiziaria che è in parte di impiccio la validità, purtroppo è questa qui legittimata a fare lavoro. Contiene anche gli atti di assenza. Io ero opposto all'attività. Avevo fatto una finanza di nove nemmeno. Poi sono lasciato in pugna a fare da parte della Diego, nella fase colorale ne aveva risposto praticamente la sospensione, la mia sospensione, che è tarda, e oggi c'è stata praticamente la sentenza nel momento definitiva dove dice. Sindaco di Scarasera, che non poteva essere l'ordinanza, uno perché mancavano i requisiti di urgenza e due perché non avevo io la competenza ad andare praticamente a verificare, no? Cosa che io avevo chiesto nell'ordinanza, di poteri ispettivi, no? Di controllare se la Diego stesse realizzando i lavori secondo quelli che erano l'organizzazione regionale, in tutto il fatto che questi poteri spettano alla ha chiuso questo procedimento. In ogni caso anche dopo che avevamo avuto la sospensione del TAR, io in ogni caso avevamo diffidato tutto assieme, no? La Regione Calabria ad andare a effettuare questi controlli, la Regione Calabria non ci ha risposto, l'aveva mandato l'ARPA, che l'ARPA aveva letto con delle comunicazioni che sono gli anni, che tutto procedeva bene, secondo quelle che erano le prescrizioni. Per cui insomma abbiamo valutato ulteriori provvedimenti, una diffida ulteriore per sapere se l'autorizzazione regionale riguardava i lavori del bacino e non della viabilità di accesso, come riteneva la Pieco ha fatto delle controduzioni. In ogni caso siamo riusciti a ottenere da parte della regione la determinazione di dire che una cosa era l'autorizzazione per quanto riguarda la realizzazione del bacino, altro la strada di accesso, che la strada di accesso non rientrava nell'autorizzazione regionale. Poi hanno presentato un progetto, per cui anche io è stato costretto a presentare un progetto per realizzare la strada di accesso, e l'ha presentato con un discaraceo, il professore Parolo, abbiamo decisamente dato il nostro diniego ad approvare quel progetto per quanto riguarda la realizzazione della strada di accesso. E niente, praticamente loro praticamente hanno completato nel frattempo il bacino e hanno visto il collato, giusto per arrivare, ma in modo molto succinto, perché la vicenda è più complessa comunque, richiederebbe molto più tempo. A oggi ci hanno comunicato effettivamente che sarebbero venuti oggi a fare il collato da parte dell'ARPA, che era incaricato dall'assessorato regionale, a venire a effettuare il controllo. Dimenticavo che sotto l'aspetto penale io ho presentato anche un esposto di un
l'intera vicenda dall'inizio alla fine, tutti quelli accadimenti, tanti dicendo sì, questa vicenda, non so se voi ne avete copia, di quanti, mi pare che comunque per le scarpe di scavazione una copia, per cui comunque chi volesse avere notizie, non è vero che non abbiamo fatto niente di proposte, anche per altri, ma perché io non voglio fare polemica con nessuno, questa sera voglio essere costruttivo. Io spero che stasera. Voglio essere operativo, no? Nonostante tutto quello che si dice, del resto ci sono tre procure della Repubblica, quella di Catanzaro, quella di Rosario, quella di Sotone, no? A far luce su quelle che possono essere, come dire, delle no, violazioni penali di qualsiasi natura, sono partito, se posso fare di tre, ma solamente non posso assicurare che sono tre. Nonostante tutto quello che si scrive sui blog, su quello che si vocifica, quello che è stato scritto anche con manifesti pubblici, non so, la Scaracera, la Vecchia, ma anche la Gara, eccetera. Tutte quelle situazioni che, in cui io voglio andare alle spalle, voglio andare per il fondamento non solo, ripeto, le mani pulite, ma anche la procedura. Del resto ci sono tre procure, se ci sarà qualcosa di illecito, imputato nella mia persona, sono ben lieto di intappare anche le mani. Però io qui stasera, siccome sono a tre anni in assoluto, anche in zone a combattere, non solo a livello politico, alzato per il fatto politico, io purtroppo ho quattro faldoni nel contesto di questione e quotidianamente sono costretto praticamente a scrivere, a rispondere, a fare il luce canale, a fare il film, mi stai impegnando per 3 anni, secondo me l'impegno da quando sono stato eletto sì, nella scala c'è, è veramente interessante di questa problematica. Comunque veniamo a noi adesso molto più vicinamente, no? Oggi doveva venire ad effettuare i controlli. La mattina verso le 10 dicevo una telefonata da parte del dirigente che doveva preposto per fare i controlli insieme, che in pratica mi dice che siccome il controllo si porterà per tanto tempo o per alcuni giorni, oggi visto l'incremento del tempo che non poteva venire a Scavacino e si sarebbe fermato ad acquisire documentazione, questo va detto, mi riferisco, in merito praticamente nella sede legale della FIM, per acquisire. Chiaramente quando verrà in quel di Scavacino, cioè il sito della Riscanca, io l'ho pregato semplicemente di farlo sapere almeno con un giorno di anticipo. Quindi ancora praticamente il sopralluogo, cioè praticamente nel sito non è stato più, dove avrebbe ripeto per il caso stamattina, però l'ultima cattiva di conosce il dirigente dell'Africa, per oggi, siccome sono in possibilità di scrivere a portarmi sul posto. Mi fermo qui nella sede, acquisisco documenti, questo è l'ultimo. Naturalmente i lavori da Diego sono sospesi, perché nell'ultimo periodo praticamente da Diego ha voluto una modifica del progetto per realizzare una piazzola, eccetera, eccetera, modifica che senza manco essere conosciuta dal Comune di Scaracino è stata legalmente autorizzata dalla Regione. Senza dire le componenti dei servizi, senza dire niente, perché la Regione Calabria è venuta praticamente non sostanziale questa modifica, invece secondo me è quella sostanziale. Allora, di tutte queste caricature ultime, vi voglio informare che noi il 5 di questo mese, il 5 febbraio, abbiamo riproposto, motivi aggiunti a quel ricorso, originario, no? Cioè, i motivi aggiunti riguardano le nuove situazioni che si sono venuti a delineare e quindi li abbiamo impegnati nella sede naturale, perché anche là il chiacchiericcio demagogico si può fare, però poi se non si sostanza di tutto non si chiede di meno quelle che sono le istituzioni competenti, ai noi si finisce che si rimane nel periodo di circa oggi.
Per cui che cosa è emerso fuori praticamente in quest'ultimo periodo? Come dicevo prima, un dato importante l'abbiamo acquisito, qual è? Che praticamente l'autorizzazione regionale per l'ambiente copre solo il bacino, non copre la viabilità di accesso. E questo è importante, perché è importante? Perché quello che verrà adesso in fase di verifica, praticamente l'APCA deve mettere il dirigente dell'APCA deve venire a controllare, no? Se quelle condizioni non previste nella condizione sono operative. E io ritengo che tre almeno, fondamentalmente, tre prescrizioni contenute nell'autorizzazione non sono operative. Già di per sé questo dovrebbe essere motivo da imporre la regione Calabria quando era una revoca o una sospensione definitiva, che la quadro non venga praticamente. Quali sono le tre? Allora, uno, essenzialmente è la viabilità. Io vado a vedere perfetto. La strada deve essere percorribile in tutti i periodi dell'anno, in tutta la stagione, allegato numero 1 AIA. Condizione. Fortunatamente. Il collaudo dove deve dire accettare che la viabilità deve essere. Deve essere la viabilità di accesso come risultato e non di presentare. Dell'anno. Cioè, allora, secondo me per la strada così come è. Non dovrò. Garantire. Ma io stamattina ho detto questo di l'Africa, dico all'organizzazione di chiamate e di avvisare dell'incremento del tempo. Però non l'ho voluto fare, non c'è un motivo che per me sarebbe stato opportuno che voi veniste proprio stamattina a verificare se eravate nelle condizioni di salire lì attraverso la strada d'accesso nel bacino. Punto uno. Allora questa situazione, e qui io. Perché ho voluto convocare i sindaci? Perché proprio per leggere questo messaggio, vorrei che, voglio dire, siccome in conferenza dei servizi, no? Quella famosa conferenza dei servizi, sono intervenute tante altre istituzioni, anche se sempre le cose che si chiama sempre anche questa parte, sia l'unico responsabile di questa variante di scarica, allora, come se in conferenza dei servizi fosse dato solo questo. Vabbè, avrò anche le linee su questo, però sono un altro punto di rinnovo, pubblicato nell'anno, di avere quanto ho preso. Ma nella volontà del circondario, quando prevalente la volontà anche nel comune, che poteva essere gente di scontro, lì dovete dare atto che il 3 luglio 2009 no? Io ho avuto sempre una conseguenzialità e sono stato per questo comune, necessario senza perdere niente. Praticamente essere accettato. Altra condizione è che effettivamente le aree demaniali che erano insite nel bacino, no? Ebbene, la provincia deve avere delle prescrizioni, cioè a dire, devono acquisire l'ambiente, devono acquisire la titolarità, la proprietà di quelle cose. E non ci sono, non c'è allo Stato, no? Ancora, la legittimazione da parte dell'ambiente a avere il titolo di queste cose. Però, io ripeto, non deve essere solo il sindaco di Scalacei. Io vorrei che in fase di collaudo ci fossero anche i rappresentanti delle altre istituzioni, della provincia, della regione Calabria, regione Calabria assessorato all'agricoltura, assessorato all'ambiente, no? Perché sono anche stati questi enti lì in sede conferenza di servizi a delle prescrizioni. E chi meglio che i dirigenti di questi enti dovrebbero essere domani, dopodomani, quando verrà il collaudo presenti a dire beh queste prescrizioni nel parere dell'agricoltura sono state rispettate o non sono state rispettate. Io posso tranquillamente far divergere queste cose, però sarebbe anche opportuno che i rappresentanti della provincia, della regione, dei vari assessorati, dell'APCA, dell'ASCO, no? Venissero a dire se le prescrizioni date in sede complessa dei servizi sono state rispettate o meno. Per quanto mi riguarda le aree infrastrutturali, io vi farò rilevare che se mi affetto, la viabilità di accesso, del resto quello dice la regione, che queste condizioni sono operative, e ce lo dice l'ultima. Nell'ultima, praticamente abbiamo cercato di contrastare con il campo di genere, però la regione Calabria, no, poi anche se non vuol dire che no. Del 3 luglio, del 22 luglio, del 3 ottobre e ultima addirittura del 17 febbraio, del 9 febbraio, mi dice che perché è qua? Che non è operativa, allora per quanto riguarda la strada, 9 febbraio 2009, io porto un riferimento a quella prescrizione contenuta nel decreto in caso di registro del momento della stessa data, si ribadisce che la stessa non è opera.
perché il comune di Scalacieri non ha intento autorizzare per la strada, non ha dato nessuna autorizzazione, non gli abbiamo detto che quel progetto che è stato al comune noi non siamo interessati a realizzare per l'opera pubblica, e quindi questa cosa la regione ci dice l'articolo, guarda che questa condizione non è una via. Quindi è la prima a essere a trovare fondamento nello stesso momento, nella stessa dichiarazione che fa la regione, lo dice la regione stessa, non è opera pubblica. Per cui questo punto qui io non capisco perché la regione non deve prendere atto, non deve prendere atto, cioè da una parte dice che non è operativo, quando poi domanda va a pagare ad andare a controllare se San Diego ha rispettato le prescrizioni contenute. E fra queste c'è proprio quello che ho detto prima, fra le condizioni, la viabilità. Altra condizione per quanto riguarda la storia. È praticamente la proprietà, la titolarità, c'erano dei, come dire, dell'asse fluviale, no? Dove nell'autorizzazione, nelle prescrizioni, c'era scritto che la Pieco avrebbe potuto acquisire la titolarità. Siccome è praticamente la titolarità l'avrebbe potuto acquisire da parte della provincia, che a livello fluviale, no? La competenza provinciale, non l'ha acquisita, però voglio dire, anche questa è una prescrizione che non ha rispettato. Altra è praticamente che in caso di vista di un'area di accesso e di eventuale realizzazione di azione di scarico, il gestore dovrà presentare poi il progetto, l'abbiamo letto, che l'abbiamo rifiutato, quindi la necessità non c'è, e io aggiungo anche di più, ultimamente non lo può, che praticamente l'attivo nella realizzazione di queste infrastrutture autorizzate ultimamente dalla regione Calabria, no? in assoluta discrezionalità, visto che non lei ce l'ha comunicata, il comune né la parte con la regione ha autorizzato l'articolo, e non lo può, che praticamente l'abbiamo ha occupato una porzione di terreno comunale. Cioè, la strada comunale l'ha inglobata nel perimetro del bacino. Dal fatto che l'Addiego abbia proposto una modifica del progetto, no? E l'abbia fatto fra ottobre, settembre e dicembre, ottobre, e ha presentato tutta la regione l'ha autorizzato senza che il comune venisse, tendenziando uno di fuori a conoscenza quando effettivamente mandando un'ispezione, l'assessore ha mandato un'ispezione perché c'erano dei lavori in corso, sono venuti fuori questo tipo di situazioni. Praticamente, dove noi, c'è una copia, se la volete, al capo dello Stato, come motivi aggiunti, dove tutte queste problematiche la svisceranno giustamente da un punto di vista giuridico dell'avvocato e sono contenute tutte. Quindi se ne volete la copia, se non legge le prese delle volte, io qui la copia l'ho portata. Ecco, ma ci facciamo. Ho già fatto una richiesta alla regione Calabria e rispondo, ho già detto praticamente alla regione Calabria, all'assessorato al Dipartimento Politica dell'Ambiente, che il riscontro alla nota tra l'altro di sospensione comune di Scalacieri. Ma questo facciamo fare l'altra non c'è neanche un'emergenza. Prendendo atto per il fatto della sospensione, evidenziando che ci sono queste irregolarità, mi ha chiesto addirittura la revoca o praticamente la sospensione fino a quando non verrà definito la presenza della quindi ho già comunicato all'assessore all'ambiente. Poi io vorrei che in fase di formato fossimo presenti anche per dare un certo peso, perché la cosa è il sindaco di Scalacieri, la cosa è se praticamente a livello di territorio tutte queste rivendicazioni, no? Fossero portate avanti congiuntamente e fossero verbalizzate, cioè dire noi sindaci
non il sindaco di Scaletta, io lo farò il sindaco, però vorrei che fossimo praticamente tutti presenti a far notare questi tipi, a evidenziare questi tipi di, e a chiedere con forza anche alla regione immediatamente una regola, perché io non capisco come mai la regione Calabria, in virtù anche della mancanza di titolarità del terreno, no? Come si sia nel caso istruttore, come abbiamo potuto ignorare, cioè, se uno viene a fare la regenza edilizia, no? O quella cosa viene, c'è la proprietà del vento su cui costruire, allora, quindi sarebbe di plano. Da quello che ho detto io, adesso non ce l'ho detto qua, sì, ma la comunicazione della sospensione riguarda appunto la misura che fa espressamente riferimento anche alla mancanza di titolarità delle particelle, sì, ma quella comunicazione riguarda appunto la variante. Io chiedevo, siccome sta questione delle particelle per la verità l'ho sentita dire sin dall'inizio, allora chiedevo se lo stesso problema non ci sia anche per l'opera principale. Certo che no, la sospensione, diciamo. Magari le fanno proprio in sede di sopralluogo. Per quanto sono poi possono essere loro più. Ma senza io ritengo che, siccome sono stato occupato anche capendo comunale, finalmente a questo punto i privati, sebbene da me sono citati Nilo Tempo, no? Di difendersi con i primi, quindi non era il comune per difendere i diritti dei privati, no? La determinata comunale che passa attraverso le particelle 61-79 ha occupato nel perimetro della città, nel perimetro del bacino, sì, non riguarda la variante, quindi non riguarda solo la variante, no, assolutamente. Per la variante non lo so, è interessante considerare, e credo che vada poi rimarcato in sede di sopralluogo, è interessante considerare come in base alla mancanza della titolarità della proprietà del terreno. Perché quello tutto il rosso è il perimetro della discarica. Quindi questa parte, questa è la strada comunale che avrebbe ingolbato nel bacino. Che è diventata discarica. È diventata discarica. Posso parlare per un momento?